Rosaria, scusami, accendi il microfono. Buongiorno, sono Rosaria Ramponi e mi occupo del coordinamento delle attività della Fondazione ITS Incom di Busto Arsizio. Fondazione ITS Incom è una scuola di alta specializzazione tecnologica che realizza attività formative in collaborazione con aziende nel settore della tecnologia, dell'informazione e della comunicazione. Quindi i corsi post-diploma che realizziamo riguardano l'informatica e la programmazione, le reti e le infrastrutture, il digital marketing e la comunicazione multi-channel, preparando dei tecnici altamente specializzati e con quindi esigenze sempre aggiornate, richieste dal mondo del lavoro. Per quanto riguarda le collaborazioni territoriali, la Fondazione si pone come un ente di riferimento sia per le università, entrambe le università della provincia di Varese, per gli enti di formazione professionale, collaborano e partecipano alle attività della Fondazione anche diverse scuole superiori e oltre 20 partner aziendali, che garantiscono quindi la qualità dei progetti che vengono realizzati. Verranno poi presentati da professionisti e da collaboratori diversi percorsi formativi. Io vi inquadro un po' le attività che riguardano tutti i percorsi formativi e la loro struttura. I ragazzi durante l'intero percorso formativo hanno a disposizione tutte le dotazioni strumentali necessarie per svolgere le loro attività d'aula, quindi un personal computer portatile per l'intero biennio e anche i software che sono necessari per i diversi percorsi. Quindi, per esempio, per quanto riguarda l'ambito comunicativo, tutta la suite Adobe con Illustrator, InDesign, eccetera. Hanno inoltre la possibilità di prepararsi per le certificazioni informatiche e linguistiche differenziate a secondo dei percorsi di svolgimento e in continua evoluzione e aggiornamento a secondo delle rinnovate esigenze del mondo tecnologico. Sicuramente un aspetto di grande importanza per tutti i nostri corsi sono le opportunità professionali. Oltre il 90% di inserimento occupazionale al termine del percorso è sicuramente un elemento di grande importanza. Questo è reso possibile dalle numerose collaborazioni che abbiamo con oltre 60 aziende, che garantiscono sia le attività formative sia la possibilità di svolgere tirocini anche finalizzati all'inserimento lavorativo. Un'altra opportunità molto interessante è sicuramente quella offerta dai tirocini all'estero. Abbiamo realizzato tirocini di 2 mesi per ragazzi dei diversi percorsi con attività e inserimenti differenziati nel corso dell'estate fra il primo e il secondo anno e le esperienze svolte sono state fatte a Londra. La Fondazione si è preoccupata di tutta l'attività organizzativa e anche del sostenimento di molte delle spese relative. Per quanto riguarda i percorsi formativi, vi verranno poi illustrati nel dettaglio, ma tutti i corsi ITS hanno una durata biennale, quindi istruzione tecnica superiore, un diploma riconosciuto dal Ministero, rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, con un quinto livello europeo. Complessivamente sono 2.000 ore di attività, delle quali 1.200 di formazione e 800 di tirocinio, che si svolge nell'arco delle 2 annualità. Abbiamo deciso in questi anni di articolare il tirocinio in 300 ore nel primo anno e 500 nel secondo. L'altra tipologia di percorso che vi verrà illustrato invece l'IFTS, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, che ha un diploma regionale, certificazione di quarto livello europeo, ha durata di una sola annualità, complessivamente 1.000 ore, delle quali 600
750 di aula e 450 di tirocinio. A questo punto lascio la visione di alcuni filmati, quindi entriamo nel merito delle nostre attività formative con alcuni filmati e alcuni interventi da parte di nostri professionisti e collaboratori di aziende che vi illustreranno più nel dettaglio le attività formative. Buongiorno a tutti, sono Ubaldi Alessia, coordinatore della Fondazione ITS Incom. Volevo parlarvi di questo, cioè del ruolo delle aziende nella Fondazione ITS e nei suoi percorsi, perché è essenziale, sono essenziali queste aziende per definire e modificare i percorsi formativi in relazione alle esigenze che cambiano con grande rapidità nel settore tecnologico e nel mondo del lavoro. Pertanto, un punto di eccellenza nella nostra formazione è una modalità didattica innovativa, un approccio formativo per competenze, applicato con le più efficaci metodologie didattiche che la tecnologia rende possibile, e completato da attività laboratoriali ed esercitazioni, project work, condotti da professionisti esperti nei diversi settori. Cioè, le competenze dei ragazzi vengono valutate attraverso dei project work, ovvero dei progetti reali. Somministrati da parte delle aziende in cui testano le loro competenze che hanno appurato fino al momento del project work stesso e vanno a valutazione. I nostri formatori, infatti, non sono docenti di professione, ma professionisti che fanno docenza, perché devono trasferire passione e conoscenza dei ragazzi che devono imparare una professione. In questo momento di emergenza sanitaria non abbiamo lasciato i nostri ragazzi da soli, ma addirittura abbiamo fin da subito attivato delle lezioni online attraverso Teams, che è un sistema di Office 365 che offriamo ai nostri ragazzi gratuitamente e pagata dalla fondazione. E non solo, oltre alle lezioni online, abbiamo attivato anche dei project work reali online, in cui i ragazzi hanno collaborato, abbiamo costruito dei team singolari tra i ragazzi dei vari corsi affinché loro possano eseguire dei project work reali e portarli fino alla produzione. Adesso passiamo alla presentazione dei corsi e in particolare il primo corso che viene presentato è il corso di sviluppo cloud con un video del responsabile di Reti SPA, un'azienda nostra partner. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Andrea Biancini e da quasi 20 anni lavoro nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'IT. Da alcuni anni inoltre mi occupo di educazione e di formazione e lavoro quindi in collaborazione con alcune fondazioni ITS, sia come docente sia nel disegno e nella progettazione di percorsi formativi. Da alcuni anni infatti collaboro anche con la fondazione ITS Incom, per la quale sono membro del comitato tecnico-scientifico, e con loro ho partecipato alla progettazione del corso di Cloud Developer, di cui oggi vorrei parlarvi e raccontarvi un po' di cose. Il corso di Cloud Developer si pone l'obiettivo di formare dei tecnici programmatori, ovvero delle persone, dei professionisti in grado di contribuire alla creazione del mondo digitale che oramai ci vede tutti quanti in qualche modo immersi. Durante il corso, che dura 2 anni, quindi quasi 2000 ore di attività formativa, ci sarà largo spazio ad attività di tipo pratico. Circa 800 delle 2000 ore saranno infatti dedicate ad attività di tirocinio, svolte proprio presso delle aziende, partner della fondazione, che accolgono i ragazzi inserendoli in dei loro gruppi di lavoro e permettono quindi ai nostri studenti di iniziare a sperimentare le pratiche di lavoro anche prima di incominciare, diciamo, la propria carriera professionale. Delle rimanenti ore, le ore diciamo più tradizionali di insegnamento, saranno comunque improntate ad un approccio molto pratico e infatti quasi 250 ore saranno dedicate a laboratori, attività esperienziali, piccoli lavori in gruppo che gli studenti potranno svolgere insieme sugli argomenti trattati nel corso, e comunque ci sarà sempre la possibilità di vedere non solo la teoria, ma di provare subito a mettere in pratica quello che si studia. È questo un pochettino che rende unico
unica la formula degli ITS ed è questo che in qualche modo caratterizza anche il nostro corso, la possibilità di mettere subito in campo, provare in contesti di lavoro reali quello che si sta studiando da un punto di vista più concettuale nelle fasi, diciamo, più teoriche. Al termine di questo corso gli studenti che si gradueranno diventeranno dei tecnici, progettisti e programmatori di sistemi software. Diventeranno cioè dei professionisti in grado di creare soluzioni software, per l'appunto, per le aziende o i contesti in cui vorranno lavorare. Per guidarvi nell'apprendimento di queste nozioni, il corso si articolerà attorno a diversi moduli. Alcuni moduli saranno ovviamente focalizzati su tutti gli ambiti di programmazione, gli ambiti cosiddetti full stack, quindi su tutto l'ambito di programmazione. Vedremo quindi dapprima come è possibile creare dei programmi con dei linguaggi di programmazione orientati agli oggetti e in particolare vedremo C Sharp, che è il linguaggio della piattaforma Microsoft, che oggi è probabilmente il linguaggio più largamente utilizzato in contesto professionale. Dopodiché vedremo come creare, strutturare e gestire dei dati in dei database e quindi come i nostri programmi sono in grado e hanno la possibilità di memorizzare delle informazioni e riutilizzarle al loro interno. Infine, ovviamente, vedremo come creare delle interfacce web e delle interfacce mobile e quindi diventeremo in grado di crearci delle applicazioni per i nostri telefonini, un po' come quelle che siamo abituati ad usare tutti i giorni. Un'altra parte importante del corso sarà dedicata a descrivere le infrastrutture cloud e quindi a comprendere che cosa significa lavorare su un'infrastruttura cloud e soprattutto quali caratteristiche queste infrastrutture hanno. Per fare questo il corso utilizzerà un approccio molto sperimentale e molto pratico, infatti noi utilizzeremo in tutti i laboratori e in tutte le attività guidate la cloud di Microsoft che si chiama Azure e che di fatto è una delle cloud più largamente e frequentemente utilizzate in contesto professionale. Il corso inoltre avrà una importante parte dedicata proprio ai soft skill, i soft skill che vi permetteranno di fatto di sviluppare delle capacità comunicative, di presentazione di voi stessi quando magari dovrete preparare dei curriculum o fare dei colloqui di lavoro, ma soprattutto vi aiuteranno a lavorare bene in gruppo, ad essere affiatati e a lavorare tutti quanti per uno scopo comune. Nelle attività laboratoriali infatti noi utilizzeremo questo approccio che di fatto è l'approccio per progetto, è quello più largamente utilizzato da quasi tutte le società un pochettino più innovative, quindi contesti di lavoro più dinamici e dove, come dire, ci auguriamo che voi possiate entrare a far parte. Per questo, anche grazie a queste attività di gruppo e questa, diciamo, attenzione ai soft skill, sono sicuro che durante questo corso sarete in grado di creare dei legami tra di voi e con i docenti e i tutor che andranno oltre la vostra graduation, quindi oltre il corso in sé, ma che vi accompagneranno anche nei primi anni della vostra carriera professionale e chissà mai anche più a lungo, magari lungo tutta la vostra vita professionale. A farvi da docente in questi corsi e da tutor ci saranno dei professionisti che durante la loro giornata lavorativa si occupano e lavorano sulle tecnologie che poi vengono a raccontarvi e a farvi sperimentare in classe. Questi professionisti sono molto aggiornati sulle tecnologie che utilizzano e ovviamente anche molto appassionati di quello che fanno e hanno il forte interesse, diciamo la forte passione, di comunicare e insegnare quello che loro hanno avuto modo di imparare sul lavoro a dei giovani ragazzi come gli studenti dei nostri corsi, proprio perché in un futuro abbastanza prossimo questi ragazzi potrebbero diventare i loro nuovi colleghi e membri, diciamo, nuovi dei loro team di lavoro. Lo stesso vale per l'attività di tirocinio, quando infatti inizierete a lavorare in azienda, verrete inseriti in reali gruppi di lavoro e lavorerete come dei nuovi colleghi, dei colleghi più junior, in contesti reali di produzione insieme ad altri, quindi aiutati e supportati anche dalla presenza di altri ragazzi un po' più grandi di voi e che magari hanno qualche anno in più di esperienza, che sono lì apposta per insegnarvi e guidarvi nei primi passi professionali che dovrete realizzare. Il corso quindi terminerà con un'attività di tirocinio che in qualche modo rappresenterà un elemento di transizione morbida dallo studio al lavoro. Vi permetterà quindi già durante la terminazione dei vostri studi di lavorare in contesti aziendali, di mettervi alla prova in gruppi di lavoro e in qualche modo di apprendere e partecipare ad attività lavorative con persone più grandi di voi, più senior di voi, che sono lì apposta per guidarvi nei vostri primi passi professionali e per inserirvi nelle attività lavorative.
Siamo orgogliosi di dire che nei nostri corsi, negli anni passati, più del 95% degli studenti al termine del corso sono riusciti a trovare lavoro e ad inserirsi in contesti professionali, proprio anche grazie all'attività di tirocinio e di conclusione dei loro studi che hanno avuto modo di effettuare nelle aziende partner della Fondazione e nelle aziende che sono interessate ai progetti didattici che stiamo realizzando. Se siete interessati ad avere altre informazioni su questo corso o su altri corsi organizzati dalla nostra Fondazione, siete benvenuti a visitare il nostro sito www.itsincom.it. All'interno del sito potete anche trovare i riferimenti ai nostri canali social, Facebook e YouTube soprattutto, dove potrete vedere i video di ragazzi che hanno studiato i nostri corsi prima di voi, dei nostri docenti, o comunque un po' di materiale che vi permette di capire che cosa significa vivere e studiare all'interno dei corsi della nostra fondazione. Inoltre, se avete qualche curiosità, potete sicuramente scriverci per mail o raggiungerci per telefono, i contatti sono tutti sul sito, oppure potete approfondire guardando dei video di alcuni dei principali docenti dei nostri corsi che trovate linkati qui sotto. Grazie per la vostra attenzione, spero di essere stato chiaro e sintetico nel descrivervi il nostro corso, quello che vi potrebbe insegnare e la marcia in più che vi potrebbe dare nella vostra professione futura. Spero di rivedervi presto, magari già in uno dei nostri corsi in partenza dopo l'estate. Ciao! Giovanni, sei live, vai pure. Buongiorno a tutti, sì grazie. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Mancini, responsabile Competence Center Model Complex di Teorema Engineering. Giusto due parole sulla mia azienda. Teorema Engineering è uno dei protagonisti italiani della Digital Transformation, in realtà a forte vocazione tecnologica, diciamo con un'esperienza ventennale su molti fronti che riguardano la tecnologia, in particolare diciamo la parte di sviluppo su tecnologie che riguardano l'industria 4.0. Operiamo sul mercato come una IT factory. Il nostro obiettivo, la nostra mission è quello di accompagnare i clienti diciamo nel percorso di digitalizzazione. Da anni abbiamo creato collaborazioni con università e con altre scuole perché da sempre consideriamo la formazione un aspetto molto importante e quindi ci impegniamo a creare, diciamo, a crescere i professionisti del domani, quindi i nostri futuri colleghi. Per quanto riguarda l'approccio che portiamo avanti nei tirocini, quindi con l'ITS, beh, noi abbiamo un approccio che secondo noi ormai è abbastanza comprovato, basato su tre fattori principali. Sicuramente guidare i ragazzi a creare una base solida su tecnologie consolidate, quindi tecnologie come il mondo web, il mondo mobile, le basi dati, perché quelli rappresenteranno sempre come dire, l'ossatura dei grattacieli che andremo a realizzare. Pian piano poi li portiamo ad avviare una conoscenza sull'utilizzo delle ultime tecnologie che riguardano intelligenza artificiale, realtà virtuale, big data. E il terzo aspetto, che è quello per noi importante e su cui coinvolgiamo molto i ragazzi, è quello di creare l'approccio mentale. È importante per lavorare nel settore in cui noi operiamo, perché produrre soluzioni ad alto valore nel rispetto degli standard di qualità che ci vengono richieste dai nostri clienti, che sono tipicamente clienti enterprise multinazionali, è un qualcosa che bisogna apprendere. E il tirocinio viene strutturato come una sequenza di piccoli progetti che prevedono la realizzazione di componenti
applicazioni di utilizzo reale con la metodologia strutturata dei team di sviluppo Teorema, che prevede l'adozione quindi della metodologia Agile, la gestione del team, quindi tutto ciò che comporta lavorare in un team, le regole, diciamo la gestione e la collaborazione tra le persone, che è un altro aspetto importante. Quindi tutto questo appunto per abituare i ragazzi a lavorare in un vero team e soprattutto a capire che lo sviluppo software va considerato un processo di produzione come molti altri. Quindi saranno accompagnati poi dai nostri tutor con soddisfazione, diciamo che molti di questi tutor o alcuni di questi sono dei ragazzi che fino all'anno scorso, a 2 anni fa, erano a loro volta, avevano fatto il percorso da tirocinanti perché provenivano da scuole, da ITS, e quindi oggi sono in grado di supportare, di supportarvi e di trasmettervi, diciamo, l'approccio giusto. Le conoscenze giuste. Sicuramente sarà un'esperienza positiva per chi parteciperà al progetto e quindi al tirocinio, e soprattutto un'opportunità importante, e noi di questo ne siamo convinti, lieti, e vedendo anche nelle esperienze passate, diciamo, la dedizione, la fame di conoscenza, la voglia di apprendere che chi ha fatto i tirocini, chi vi ha preceduto, ha manifestato e diciamo ha reso evidente, e sicuramente hanno contribuito a rendere un'esperienza bellissima. Io non ho altro da aggiungere, vi ringrazio e buon proseguimento. Alessia, il microfono. Oltre che a essere coordinatore della Fondazione ITS, mi occupo anche di essere tutor della Fondazione ITS per quanto riguarda il corso di sviluppo cloud, sia d'aula sia per quanto riguarda la parte di tirocini e di collaborazione con le aziende. In questo momento volevo semplicemente farvi una distinzione. Siccome sul sito troverete anche il corso di Full Stack Developer, che è molto simile al corso di sviluppo cloud, ma semplicemente si differenzia per la sede, soprattutto. Una è quello di sviluppo cloud e a Busto presso la società Reti SPA. Invece il corso di Full Stack Developer ricopre un'altra cerchia di aziende che si occupano di sviluppo in termini di software ed è come sede a Pavia presso la sede della Fondazione Le Vele. Un'altra differenza che possiamo evidenziare, semplice e non altre, diciamo, è il linguaggio di programmazione ad oggetti che si sviluppa e si va a utilizzare nel percorso. Per quanto riguarda il corso di sviluppo cloud che si tiene presso la sede di Busto e quindi della società Reti SPA, è il linguaggio d'oggetti C Sharp, si basa tutto su questo. Mentre per quanto riguarda il corso di Full Stack Developer, il linguaggio d'oggetti che si va a delineare e a imparare è Java. Posso dirvi anche che potrete trovare sul sito il dettaglio del corso e i video di presentazione del corso stesso. Quindi potete trovare tutto lì. Adesso invece è ora di parlare del corso di Digital Communication, quindi subito dopo la mia presentazione verrà fatto partire un video di presentazione del percorso, dopodiché tornerò io per spiegarvi qual è la differenza col corso di New Media Marketing. Grazie. Buongiorno, il mio nome è Davide Galeotti e sono uno dei docenti della Fondazione ITS Incom, dove mi occupo in modo particolare di web design, SEO, disegno strategico e funnel marketing.
Inoltre, dal 2003 offro consulenza alle aziende che intendono implementare strategie di comunicazione tradizionale e digital, ricoprendo da quello stesso anno anche il ruolo di formatore per enti e aziende. Il corso di Esperto Digital Communication, che oggi vi presento in forma estremamente sintetica, ha durata di 2 anni per un totale di 2.000 ore suddivise in 950 di aula, 250 di esperienze laboratoriali e 800 di stage in azienda. Al termine del percorso di studio, gli allievi ottengono una certificazione di quarto o quinto livello EQF, riconosciuta a livello europeo e corredata da Europass Diploma Supplements. È inoltre prevista la possibilità di ricevere una certificazione linguistica che varrà come presupposto per effettuare il proprio stage all'estero. Il corso si inserisce nel contesto più ampio della comunicazione digitale e tradizionale ed ha come obiettivo quello di formare delle figure professionali che siano in grado di collaborare alla realizzazione di piani di comunicazione integrata e multichannel. Dall'ideazione del soggetto creativo fino alla realizzazione del progetto secondo i più elevati standard qualitativi e sui diversi canali e mezzi coinvolti. Il corso è articolato in 2 moduli formativi prevalenti che si riferiscono ad un'area tecnica e ad un'area comune a tutti gli altri corsi di soft skills. Del modulo tecnico fanno parte le materie che prevedono l'uso dei software e dei metodi di progettazione grafica, con riferimento particolare all'intera suite CC di Adobe e quindi tra gli altri Photoshop, Illustrator, InDesign, ma anche Premiere per il trattamento dei video, XD per la progettazione grafica di siti e app mobile, secondo i più recenti criteri di user experience e user interface. È importante sottolineare come tutti questi software vengano resi disponibili in comodato d'uso per l'intera durata del corso, insieme ad un PC portatile e ad una licenza Office 365. Fanno sempre parte dell'area tecnica anche le materie che riguardano il web design, con l'insegnamento dei fondamenti di programmazione HTML5 CSS e la realizzazione di siti web in tecnologia WordPress. Discipline per le quali non occorre avere una conoscenza pregressa, dato che l'insegnamento ha inizio dai concetti base. Gli altri moduli formativi riguardano la scrittura creativa e la produzione di contenuto con finalità di posizionamento sui motori di ricerca, le tecniche d'uso dei canali social per obiettivi di business, l'uso degli strumenti di editing documentale e più in generale quelli che permettono di realizzare presentazioni di progetti multicanale, quindi in collaborazione con i diversi professionisti dell'ICT, sviluppatori, marketer digitali, social media manager. Come detto, oltre alle discipline tecniche, verranno affrontati argomenti che riguardano le soft skills, sempre più qualificanti per le aziende che offrono opportunità professionali. E quindi ci si eserciterà con le abilità di relazione e di team collaboration, la disponibilità al dialogo e al problem solving, oltre alla propria capacità di suggerire metodi e processi innovativi attraverso il pensiero laterale. Un requisito fondamentale in un'epoca di profonde trasformazioni che coinvolgono l'intero ciclo produttivo e in modo particolare quello della comunicazione. Proprio le aziende e i professionisti con i quali collaboriamo rappresentano uno dei cardini della formazione. Oltre ad essere coinvolti direttamente nella realizzazione dei piani formativi, nella didattica, sono proprio questi soggetti a proporre laboratori e progetti reali con i quali ogni allievo ha modo di imparare attraverso esercitazioni e project work. La filosofia ETS è semplice ed è quella che prevede la possibilità di imparare facendo, un continuo scambio di idee che ci permette di plasmare i nostri corsi in funzione delle reali necessità del mercato di riferimento. Agenzie di comunicazione, uffici marketing e liberi professionisti sono proprio loro che ci aiutano a interpretare i bisogni del mercato. Un modello che ci ha permesso di raggiungere indici di occupazione del 95% e attraverso il quale i ragazzi sono prima affiancati da tutor scolastici nella ricerca della migliore opportunità, secondo attitudini e talenti individuali, e poi accompagnati nella formazione aziendale. Un'occasione reale per misurare le abilità acquisite, apprendere un lavoro e dare inizio alla propria carriera professionale. Al termine del loro percorso di studi, ogni allievo sarà in grado di analizzare i bisogni di comunicazione di un cliente, ideare un concept creativo e realizzare un progetto grafico su supporto cartaceo o digitale, realizzare componenti audio-video, progettare interfacce grafiche di siti web e app, realizzare siti web e creare contenuti pubblicitari ed editoriali per la stampa, il web e i social. Saranno proprio queste abilità che permetteranno loro di ambire le professioni di web designer, art director, copywriter e project manager. Tutte discipline fondamentali e quindi ricercate da agenzie di comunicazione e aziende di ogni dimensione.
Per ogni ulteriore informazione e per conoscere le modalità di iscrizione ai nostri corsi potete visitare il sito web della Fondazione all'indirizzo itsincom.it, scriverci all'indirizzo info@itsincom.it o telefonare allo 0331 37 20 54. È anche possibile scoprire le storie dei nostri ragazzi e seguire più da vicino ogni iniziativa seguendoci sui nostri profili social Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn o iscrivendovi alla newsletter sempre a partire dal sito web. Se invece volete conoscere più da vicino alcune delle materie principali del corso, vi invitiamo a cliccare su uno dei link di approfondimento che vedete qui. A questo punto a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarci di poterci incontrare presto, magari proprio in una delle nostre aule. Ragazzi, buongiorno ancora io. Spero che sia tutto chiaro fino a qui. Adesso mi metto semplicemente a farvi un piano di differenze tra il corso di Digital Communication e New Media Marketing. Allora, il corso di New Media Marketing si inserisce nel contesto un po' più ampio della comunicazione digitale tradizionale ed ha come obiettivo quello di formare delle figure professionali che siano in grado di stendere un piano di marketing e di comunicazione integrata multichannel sulla base degli obiettivi e del budget concordati col cliente. E quindi si occupa della gestione operativa del ciclo di vita dei progetti assegnati, anche collaborando col team creativo. Cos'è il team creativo? È quello che ne deriva dal corso di Digital Communication. Nel modulo tecnico, infatti, fanno parte delle materie che prevedono l'analisi dei bisogni del cliente, in particolare assistenza al cliente nella definizione dei propri obiettivi, redazione di un piano di comunicazione e di un brief, il digital advertising, il copyright e il storytelling, il social media marketing e la gestione della web reputation, la gestione della web community ed infine un buon lavoro da cosa si valuta? Si valuta dall'analisi statistica dei dati. Che da dove derivano questi dati? Da tutte le campagne di comunicazione che si è fatto sul web. Proprio le aziende e i professionisti con i quali collaboriamo rappresentano uno dei cardini della formazione. Quindi io mi occupo come coordinatore di selezionarli perché il loro core business fondamentale nel mondo in cui vi insegnano è quello di trasferirvi la professione che sanno fare. Perché noi dobbiamo farvi uscire dal corso ITS come dei professionisti in una delle dei moduli, in una delle materie che si trattano nell'ITS. Quindi i docenti, oltre che essere coinvolti direttamente nella realizzazione dei piani formativi, nella didattica, sono proprio questi soggetti a proporre che cosa? I laboratori o project work reali, quindi i ragazzi non vengono valutati in base a una conoscenza, ma in base a una competenza durante i project work. La filosofia ITS, infatti, è quella che prevede la possibilità di imparare facendo. Un continuo scambio di idee che ci permette di plasmare i nostri corsi in funzione delle reali necessità che ha il mercato del lavoro e il mercato di riferimento. Quindi le abilità acquisite durante il percorso permettono loro di ambire alle professioni di che cosa? Di specialista in digital media, in web community manager, in storyteller e in account junior. Adesso passiamo la parola invece ai corsi che non sono più ITS ma sono gli FTS, quindi è un corso annuale. Grazie. Buongiorno, sono Giulia Forgatelli, lavoro nelle risorse umane di Eolo. Eolo è una delle società fondatrici della fondazione ITS Incom. Da sempre collaboriamo nella costruzione di progetti formativi orientati all'inserimento lavorativo. Il corso tecniche per il networking, sicurezza e progettazione di reti ha la durata di 1000 ore, suddiviso in 550 ore di aula e 450 ore di tirocinio presso le aziende. Il percorso
dà la possibilità di ottenere una certificazione di tecnico superiore riconosciuta a livello europeo e prepara alla certificazione Cisco. Il corso si inserisce nel contesto ampio del networking e delle telecomunicazioni e ha l'obiettivo di formare figure professionali che lavoreranno proprio in questo ambito, che siano in grado di gestire le reti, di progettarle, di analizzare tutto il mondo della sicurezza, di essere in grado di monitorarle e anche di essere in grado di occuparsi di analisi e di cura delle prestazioni. Il corso è articolato in più moduli, molti riguardano proprio l'ambito tecnico, il mondo delle reti, i concetti di networking, la fibra ottica, la trasmissione dei dati, tutto quello che riguarda la certificazione Cisco viene trattato all'interno di questi moduli. Ci sono poi degli altri aspetti legati invece alle soft skill, che sappiamo essere una parte assolutamente fondamentale nella formazione di una professionalità. Per quanto riguarda i moduli legati alle soft skill, si andranno ad approfondire attività come il lavoro in gruppo, come la risoluzione dei problemi, come la gestione della relazione col cliente o con il collega. Quindi tutto quello che riguarda l'ambito della collaborazione e della cooperazione. Ci saranno poi dei moduli dedicati all'inglese, all'inglese tecnico, perché già solo nel titolo si può intuire quanto questo ambito abbia molta contaminazione con la lingua inglese e poi proprio perché il corso è orientato all'inserimento nel mondo lavorativo e permette alle persone di poter accedere a un percorso di stage, ci sono dei moduli dedicati all'orientamento al lavoro, di modo da poter capire quali sono i propri talenti, quali sono le proprie caratteristiche da sviluppare e quelli che sono i punti di forza su cui andare a spingere nel momento in cui si cerca lavoro. Tutti i moduli formativi di cui abbiamo parlato, tutte le lezioni in aula, verranno tenute da docenti che sono in realtà professionisti aziendali, quindi tutte persone che non andranno in aula per fare le classiche lezioni frontali, ma porteranno in aula la loro esperienza, tutti quelli che sono dei casi che hanno potuto vivere e su cui hanno potuto sperimentarsi e saranno un'occasione importante di confronto proprio su tematiche che quotidianamente trattano nella loro attività lavorativa. È un grande plus quello di avere in aula professionisti perché riescono a trasmettere davvero il significato e il senso profondo del loro lavoro che potrebbe anche diventare il lavoro dei ragazzi che fanno parte del percorso. La filosofia della Fondazione ITS Incom è proprio quella di imparare facendo. Questo stretto legame che la Fondazione ha con le aziende del territorio che accolgono i ragazzi e che collaborano nella costruzione dei percorsi, oltre che ne sono parte nella docenza, ci permette di avere sempre dei percorsi innovativi e ci ha permesso un grandissimo successo in termini di inserimento. Il 95% delle persone che frequentano i nostri percorsi hanno la possibilità di essere assunti all'interno delle aziende in meno di un anno. In questi pochi minuti ho cercato di raccontare in generale il nostro percorso sul networking. Per avere maggiori informazioni e informazioni più di dettaglio anche sul percorso, vi consiglio di andare sul nostro sito che è itsincom.it oppure di inviare una mail a info@itsincom.it. Ci sono poi i nostri canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube. Sono canali sempre aggiornati e che riportano spesso le testimonianze delle persone che hanno vissuto dall'interno i percorsi. Se invece vi interessa approfondire qualche cosa di più su questo corso e capirne di più i contenuti, vi invito a cliccare sul link di approfondimento. Grazie a tutti e ci vediamo in aula. Ciao! Allora, abbiamo fatto una carrellata dei percorsi formativi, vedete che sono molti, quindi immagino che abbiate poi necessità di rivedere anche dal nostro sito un maggiore dettaglio. Prima di avviarci verso la conclusione, volevo solo fare una precisazione relativa a questo percorso formativo che avete appena sentito, che è il corso annuale IFTS, perché lo teniamo costantemente, come tutti gli altri corsi, aggiornato rispetto alle esigenze delle aziende. È un modulo molto interessante che è stato ampliato in questo anno formativo e sicuramente sarà un punto di attenzione anche per la prossima annualità. È un modulo sulla
cyber security. Quindi un modulo fatto da professionisti, anche in questo caso del mondo aziendale, che affronta le problematiche della sicurezza informatica in azienda, sia a livello dei grandi sistemi, quindi reti aziendali e server, sia a livello di microinformatica, quindi PC, desktop, notebook e smartphone. Quindi si affrontano con i ragazzi attualmente in aula, si affronteranno il prossimo anno le tecniche di intrusione, di violazione informatica e le metodologie di difesa dalle stesse. Il modulo formativo prepara poi al conseguimento di una certificazione tecnica, che è la Certified Ethical Hacker, che i ragazzi possono conseguire al termine del percorso formativo. Quindi abbiamo fatto una panoramica di tutti i corsi, lascio adesso la parola a Davide Galeotti che vi introduce gli eventi, le iniziative che realizzeremo da qui ai prossimi mesi e poi ci avviamo verso la conclusione con altre informazioni di tipo organizzativo e strutturale dei diversi percorsi. A dopo. Buongiorno, il mio nome è Davide Galeotti e sono consulente di comunicazione per la Fondazione ITS Incom. Oltre a questo sono docente nei corsi di Digital Communication e New Media Marketing. Il mio ruolo oggi è quello di aggiornarvi circa tutte le iniziative di comunicazione e di orientamento che la Fondazione ha predisposto proprio per aiutare i ragazzi che sono in corso di diploma piuttosto che quelli in corso di laurea ad affrontare e ad assumere una decisione consapevolmente, diciamo così. Appunto, in primo luogo ci sono sicuramente i canali tradizionali, quindi quello telefonico e quello email, che potete facilmente ricavare andando a visitare il nostro sito web all'indirizzo www.itsincom.it. A partire dal prossimo martedì e quindi per tutti i futuri martedì e giovedì dalle 15 alle 17 abbiamo attivato inoltre un presidio chat live sul nostro sito con il quale appunto ognuno di voi potrà sottoporre le proprie domande ottenendo in tempo reale risposta. Nel caso in cui appunto in quel momento non fosse presente un operatore in grado di potervi rispondere in real time, è comunque possibile inviare un messaggio al quale poi ci impegniamo a rispondere nel minor tempo possibile. Abbiamo poi delle attività di orientamento scolastico che inizieranno a partire dalle prossime settimane, vale a dire li potremmo definire dei mini virtual open day che verranno realizzati a beneficio appunto degli studenti appartenenti alle scuole superiori di Varese e provincia. Oltre a questo, appunto, abbiamo predisposto anche i video che avete visto fanno parte di una collezione, chiamiamola così, di video che saranno presto disponibili, anzi che già sono disponibili sul nostro canale YouTube. Tra poco in chat vi condividerò anche il link a questo canale. All'interno del canale quindi potranno essere rintracciati dei video che descrivono i corsi e quelle che sono le caratteristiche fondamentali di ognuno. Ci saranno poi dei video realizzati dai docenti con i quali vengono spiegate e dettagliate le materie prevalenti per ognuno dei corsi. Ci saranno anche dei video realizzati dagli studenti, video con i quali questi stessi studenti in corso di svolgimento ci racconteranno perché hanno scelto l'ITS, cosa hanno trovato nell'ITS e soprattutto cosa si aspettano a conclusione del loro percorso formativo. Sempre sul canale YouTube saranno disponibili anche dei video di ex allievi ITS e dei tutor che li hanno accolti in azienda. Questi video appunto vi aiuteranno a capire meglio quelle che sono le opportunità concrete che i corsi ITS offrono a tutti coloro i quali vogliono passare da un percorso appunto formativo ad una professione. Oltre a questo abbiamo naturalmente gli altri canali social, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn come canale social professionale e naturalmente sempre sul sito web abbiamo anche le news che vi invito a leggere. Al termine dell'evento odierno comunque invieremo a tutti i partecipanti una mail all'interno della quale tutte queste occasioni di contatto saranno esplicitate ed elencate. Inoltre a partire da domani
sempre sul sito sarà disponibile un link che condurrà ad una pagina, appunto anche in quel caso con l'elenco di tutte le occasioni di contatto che abbiamo predisposto. Quindi sono tante evidentemente le iniziative a cui abbiamo pensato. L'obiettivo unico di tutte queste iniziative è di offrire un concreto supporto, affiancamento a tutti coloro i quali si trovano nella condizione di dover fare una scelta per il proprio futuro. L'obiettivo quindi appunto è quello di starvi per quanto possibile accanto anche in questo momento, insomma. A questo punto non mi resta che passare nuovamente la parola alla dottoressa Ramponi per gli ultimi dettagli, insomma, di contatto e il rapporto alle future selezioni che verranno svolte. In quanto a me non posso far altro che salutarvi e ringraziarvi per l'attenzione. Grazie. Allora, rieccoci per la chiusura. Cerco di darvi alcune informazioni organizzative che riguardano tutti i percorsi formativi. Allora, è importante che dopo questa presentazione, se avete delle domande, sapete che c'è un'area dedicata, noi saremo qui ancora per un'oretta a vostra disposizione e i professionisti con noi per rispondere a domande che sicuramente non abbiamo detto tutto, quindi qualcosa ci sarà sfuggito, siamo a vostra disposizione. Una cosa importantissima è questa: tutti i percorsi hanno purtroppo un numero massimo di allievi in aula pari a 25. Se abbiamo tante iscrizioni, come è capitato in questo anno formativo, siamo arrivati anche a 27-28, però i numeri sono di questo tipo. Vuol dire che subito dopo aver ragionato sui percorsi che vi interessa, troverete sul nostro sito le modalità di iscrizione a una selezione. Quindi noi faremo quest'anno purtroppo con quanto ci consente la tecnologia e non potendo in queste settimane farlo in presenza, una selezione online. In che cosa consiste? Consisterà in un test di logica che potrete svolgere direttamente online, quindi in assoluta sicurezza, che ci darà delle informazioni importanti per poi colloquiare con ciascuno di voi. Questo colloquio individuale verrà sempre fatto con modalità online, con la collaborazione dei nostri partner e delle persone che all'interno delle aziende si occupano di selezione del personale, per individuare con voi, sulla base delle competenze che già possedete, delle professioni che pensate di poter svolgere in futuro, qual è il percorso formativo fra quelli da noi offerti che risponde in modo migliore alle vostre esigenze. Sulla base di queste informazioni definiremo con voi quindi il percorso formativo che vi proponiamo. Chi supera la selezione verrà quindi ammesso già con la prima selezione che faremo dopo la metà di maggio alle aule che avvieranno poi dal mese di ottobre. Ci saranno altre sicuramente tornate di selezione dopo gli esami di maturità di quest'anno scolastico così particolare, però chi supera la selezione e viene ammesso ha già il posto in aula garantito, quindi mi raccomando se avete un interesse in questo senso. Per quanto riguarda poi le sedi in cui si svolgono i percorsi e tutte le informazioni di contatto, faccio rimando a quanto già detto dal dottor Galeotti poco fa. Siamo a vostra disposizione quindi per le vostre domande e per ogni altra notizia tecnica o organizzativa di cui avete necessità, quindi approfittate di questo tempo in cui potete fare domande usando la chat che vedete sullo schermo. Grazie, a dopo, io sono qui con gli altri professionisti.
Ok, vediamo già tante domande che si stanno accumulando. Adesso vediamo di assegnare la voce a diversi dei nostri esperti che hanno parlato negli ultimi minuti, in modo da rispondere completamente alle vostre domande, visto già richieste particolari sia sui costi che sulle frequenze. Inizio quindi a dare la voce a Rosaria Ramponi, in modo che possa rispondere alle prime domande, specialmente a livello organizzativo. Rosaria, mi raccomando il microfono. Eccomi, allora, vedo che alcune risposte sono già state date, alcune le ho già date io, comunque scendo maggiormente nel dettaglio. Allora, per quanto riguarda l'età, c'è un limite di 29 anni, purtroppo non fissato da noi, ma fissato da Regione Lombardia e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i percorsi ITS. Ed è in 29 anni nel momento dell'iscrizione, quindi anche se il corso fosse biennale, poi non c'è problema andare oltre e quindi al 30-31, ma al momento dell'iscrizione non si possono superare i 29 anni. Poi per quanto riguarda la frequenza, vi ho risposto brevemente, c'è una frequenza obbligatoria dell'80% del monte ore complessivo, quindi delle 2000 ore per quanto riguarda l'ITS, del 75% delle 1000 ore per quanto riguarda l'IFTS. Sui prerequisiti vi stava rispondendo dottor Galeotti. Non ci sono prerequisiti particolari perché, come vi è stato detto in alcune dei filmati, partiamo sempre da zero, sia sui percorsi tecnici, quindi quelli dell'ambito sviluppo e dell'ambito sistemistico, sia per quanto riguarda invece gli altri due percorsi dell'ambito comunicativo. Non è necessario avere competenze pregresse, nell'arco di poche settimane rialiniamo la classe, quindi senza paura di nessun genere. Per quanto riguarda le strumentazioni, non ci sono libri da comprare perché i professionisti che sono i nostri docenti, quindi vengono dal mondo aziendale, sono abituati a fare formazione aziendale e vengono fornite quindi dispense di tutte le lezioni svolte, esercitazioni e quant'altro messe a disposizione online, e quindi è la modalità consueta con cui vengono attivate le lezioni. Poi per le attività all'estero ci si candida durante il percorso formativo, dipende dai numeri di disponibilità di posti che abbiamo ogni anno, che però si aggira intorno ai 20, quindi un numero che accontenta diverse persone. I requisiti sono innanzitutto di avere almeno un B1, quindi il livello necessario per poter poi affrontare durante il percorso all'estero in modo adeguato e produttivo l'esperienza all'interno delle aziende, tenendo conto che in tutti i percorsi formativi vengono svolte delle lezioni di inglese che servono anche a preparare poi le certificazioni, arrivando a livello B2, C1, poi anche a rientro dall'esperienza all'estero. Per quanto riguarda l'avvio dei corsi, i corsi iniziano solitamente verso la fine di ottobre, anche se è probabile con la situazione contingente che si vada anche verso l'inizio di novembre, però diciamo teniamo il mese di ottobre come abbiamo sempre fatto in questi anni per l'avvio del percorso formativo. Dunque, facendo la selezione, nell'arco di pochi giorni dal termine dei colloqui individuali, che come vi ho detto dovremo fare online, avremo l'esito, quindi sicuramente fine maggio, massimo i primi giorni di giugno, avrete gli esiti della selezione, quindi potrete dopo la selezione confermare
la vostra iscrizione compilando una domanda che ha un format previsto da Regione Lombardia e che vi forniremo inviandovelo via mail a tutti gli iscritti alla selezione. La data della prima selezione verrà comunicata sul sito, come vi diceva il dottor Galeotti, aggiorneremo entro stasera, massimo domani mattina. Se vi iscrivete alle nostre newsletter poi restate aggiornati, ma sarà sicuramente nella metà di maggio. E le lezioni saranno dal vivo online, dopo ve le rispondiamo anche tutte per iscritto, così magari vi rimangono. Allora, speriamo che le lezioni tornino ad essere in presenza oggettivamente per tutti, però devo dire che ormai siamo organizzati, quindi sia gli allievi ormai hanno preso abitudine, consuetudine a questa modalità, sia i professionisti che ahimè lo fanno anche dal punto di vista lavorativo, perché sapete che le attività lavorative proseguono per quanto possibile in smart working e direi che tutte le attività che noi andiamo a proporre come percorsi formativi danno come esito fortunatamente delle professioni che è stato possibile svolgere online. Speriamo di tornare da qui a ottobre a fare lezioni dal vivo, sicuramente anche per conoscerci, per fare gruppo, cosa che in una fase iniziale è sicuramente importante per esercitare anche tutte quelle competenze trasversali di cui avete sentito parlare. Online se ne esercitano sicuramente delle altre. Se fallisco la selezione ci sono altre opportunità, allora sì, come dicevo, ci sarà sicuramente un'altra tornata che faremo in luglio e un'altra in settembre, però insomma speriamo di no, speriamo che non sia così. Purtroppo i limiti di età riguardano tutti i corsi ITS Incom e non Incom, nel senso che non è fissato da noi il limite di età, ma è fissato dalla regione, dal ministero per quanto riguarda i corsi ITS, quindi sì, purtroppo è un limite nazionale, non solo regionale. Il titolo che si ottiene è un quinto livello europeo che va a collocarsi quindi fra il diploma e la laurea di primo livello. Una cosa che non abbiamo detto, ma sicuramente molto interessante per molti, è che la collaborazione che abbiamo con alcune università consente il riconoscimento di crediti formativi e quindi una riduzione del percorso universitario per chi alla fine del biennio ITS o IFTS annuale, ma ovviamente con un minor numero di crediti, fosse interessato a proseguire con un percorso di laurea, quindi diciamo il riconoscimento di quasi 2 anni di corso universitario, la possibilità di chiudere con un terzo anno. Allora, certificazione Cisco viene conseguita nel corso di Reti, chiedo alla dottoressa Uboldi poi se può rispondere lei, se magari risponde per iscritto, perché non mi pare che nel corso, il corso di networking sì, il corso di sviluppo no, quindi la certificazione Cisco è una certificazione CCNA di secondo livello. Direi che magari chiediamo al professor Macchi che ci sta seguendo live se mi manda la risposta corretta, perché io rischio di dire una sciocchezza, sul sito però sono abbastanza sicura che ci sia. Consigliate l'acquisto di un PC per i corsi? No, assolutamente. Allora mi pare di averlo detto, lo ridico perché è un elemento molto importante a cui noi teniamo moltissimo e quindi noi forniamo un portatile a tutti i nostri allievi, è gratuito, in comodato d'uso, quindi senza
senza nessun costo aggiuntivo. Chiaramente i ragazzi che hanno il proprio e preferiscono utilizzare il proprio PC lo possono assolutamente fare. Non so se ci sono delle domande a cui non ho risposto, magari se i colleghi mi mettono in pubblicazione qualche altra domanda vado di seguito, perché penso di essere arrivata in fondo. Allora, comprensione di un testo in inglese, allora il testo in inglese penso che quest'anno non lo faremo, anzi il dottor Galeotti che ci ascolta magari prende nota così lo andiamo a togliere, perché date le modalità di selezione che dovremo svolgere online, abbiamo definito che il livello di ingresso di inglese lo faremo valutare direttamente dal docente durante le prime lezioni, così da attivare le modalità d'aula con quanto ritiene opportuno per differenziare i diversi livelli. Chiedo aiuto ai colleghi se mi sono dimenticata qualche domanda. Chiedevano la data della prima selezione, quando verrà comunicata? Ok, la data della prima selezione la troverete sul sito entro domani mattina, sicuramente intorno alla metà di maggio, quindi se non è il 14 sarà il 16-17. In cosa consistono le selezioni? Mi pare di averlo detto. Allora, sono test di logica. Avete presente quelli che vengono fatti anche dalle università? Quindi una serie di quesiti a risposta multipla con dei tempi assegnati per le risposte. Li avevamo sempre fatti in presenza, questa volta vanno online. Rosaria, perdonami, c'era Alessia che voleva intervenire. Sì, assolutamente, grazie. Così mi date il cambio molto volentieri, c'è qualche tecnico più bravo di me. Ok, ragazzi, ciao. Scusate, non preoccupatevi per i test di selezioni, nel senso che la parte di test è molto attitudinale e logica. Non bisogna prepararsi come per un test universitario. La cosa che conta veramente nei nostri test è il colloquio individuale che viene fatto con i professionisti delle aziende, perché si va a identificare la vostra tenuta al corso, cioè quanto siete interessati a frequentare il corso e quanto siete ben disposti. Non servono competenze in ingresso, nel senso che per nessuno dei nostri corsi servono delle competenze o dei prerequisiti all'ingresso se non il diploma dei 5 anni della scuola superiore, insomma. Quindi non preoccupatevi, ripeto, quello che veramente conta è la vostra attitudine e la vostra voglia di imparare. Quindi neanche per il corso di sviluppo, che potrebbe essere quello che vi sembra il più difficile possibile, non serve un prerequisito all'ingresso, cioè non dovete già conoscere un programma all'ingresso. Dovete semplicemente avere la pazienza e la voglia di imparare. In tutti i nostri corsi veramente c'è il 95% di possibilità di assunzione. Il 5% va a differenza per quelli che vogliono continuare all'università o vogliono fare altro dopo il percorso. Ma non sono, cioè, se al termine del percorso voi volete scegliere di fare quel lavoro lì, avete il lavoro assicurato. E questo ce lo garantisce che cosa? Sia la metodologia che applichiamo, in quanto noi applichiamo una metodologia che si impara facendo, come imparare a nuotare, ragazzi, sia sui project work che facciamo, i tirocini soprattutto, dove le aziende vi valutano per quello che sapete fare, in coda alle lezioni, in coda ai laboratori, quindi è logico che voi siete già quasi pronti per poter andare a lavorare. Vi insegniamo un lavoro ed è il lavoro che richiedono le aziende. Tutto quello che riguarda il settore ICT, quindi Information Communication Technology, è quello che già da prima dell'emergenza coronavirus c'era come richiesta da parte delle aziende, ma alla fine di questa emergenza ci sarà ancora di più, perché le aziende hanno scoperto tutto quello che è il mondo
del web, dell'e-commerce, di quello che è come mostrare la nostra azienda agli altri in un caso in cui abbiamo le serrande chiuse. L'unico modo per comunicare questo. Ok? Ci sarà una quota di iscrizione annuale, che è un contributo che si versa alla fondazione. Per il resto è tutto gratuito, cioè viene pagato tutto. Il computer viene dato in comodato d'uso da gratuito, i programmi vengono dati in comodato d'uso gratuito, se si va a Londra è tutto pagato, non pagate niente, le certificazioni per esempio informatiche, per quanto riguarda ad esempio il corso di sviluppo cloud, che sono le competenze per esempio di sviluppo C Sharp avanzato, piuttosto che quello di Azure, piuttosto che quello di programmazione web, è tutto pagato dalla fondazione. Se avete qualche altra domanda, siamo qui. Non avete nemmeno libri di testo da comprare, perché non ci sono. Domenico, mi rimetti la comunicazione? Non avete nemmeno i libri di testo da comprare, scordatevi di essere in una scuola, non è una scuola. La sede dei nostri corsi è soprattutto presso aziende, perché quello che vogliamo farvi capire, vogliamo farvi passare, è che già durante le lezioni, essendoci professionisti, i docenti guardano quello che può interessare la loro azienda. Parlo per esempio del corso cloud che viene fatto come nostro da Reti, che è un nostro partner fondatore e anche con docenti di Teorema. I docenti guardano i ragazzi durante le lezioni project work per poi accaparrarseli nei loro tirocini, sia in presenza che in smart working, come capita adesso, perché non c'è la possibilità della presenza, e quindi vengono sicuramente assunti al termine. Questo è quello che avviene. I libri non ci sono, ci sono le slide dei docenti, ci sono le esercitazioni dei docenti, è tutto un laboratorio continuo. È molto pratico perché vi insegniamo una professione. Alessia, perdonami, mi chiedeva Rosaria di rientrare un attimo perché ho un intervento da fare. Tranquillo, vai. Rosaria, vai. Allora, grazie. La dottoressa Bolli ha accennato a un elemento che è il costo, probabilmente c'è nelle domande e poi le scorro con maggiore attenzione. I corsi IFTS sono completamente gratuiti, completamente finanziati da Regione Lombardia, quindi nessun costo, zero. Per quanto riguarda i corsi IFTS, invece i corsi biennali, è richiesto da tutte le fondazioni ITS, anche se ne contattate altre, una quota, un contributo di iscrizione. Il contributo di iscrizione nel nostro caso è, riteniamo, piuttosto modesto, è di 800 euro l'anno, a fronte del quale vi abbiamo detto tutta la dotazione strumentale, oltre che formativa e di supporto. Una precisazione da questo punto di vista, l'abbiamo fatto negli anni passati molto volentieri, abbiamo questa opportunità e la mettiamo in campo. Abbiamo la possibilità di fornire delle, non sono borse di studio, diciamo prestito d'onore, quindi significa che chi ha difficoltà nel pagamento della quota di iscrizione può chiedere una suddivisione in rate, questo è assolutamente possibile, ma può anche chiedere di avere a disposizione la somma di 800 euro o una cifra superiore, qualora sia necessaria, perché magari abbiamo diversi ragazzi che vengono da fuori sede, quindi da fuori regione, e devono alloggiare in zona, quindi hanno spese ulteriori.
di una cifra più alta, 1.000 euro, 2.000 euro, quello che ritengono necessario lo concordiamo insieme, ricevono questa somma direttamente sul conto corrente, la utilizzano per il pagamento del contributo di iscrizione, che poi verrà restituito un anno, partendo da un anno dopo la chiusura del percorso formativo, dopo che avranno trovato lavoro, e con una quota mensile che definiranno direttamente loro. Quindi una cifra molto bassa da restituire in tempi molto lunghi e di cui assolutamente non vi dovete preoccupare. Chiedono Rosaria se per le selezioni bisogna versare già il contributo. No, grazie. Allora, per le selezioni assolutamente no, non è richiesta una somma da pagare per frequentare, presentarsi alla selezione. So che è richiesta dall'università, quindi avete fatto bene a dirmelo. La selezione è gratuita, nessuna quota richiesta. E l'altra domanda che ho visto rimanere un attimo in sospeso, per quanto è un po' troppo cross corso, è quanta teoria c'è da studiare e qual è l'ora di lezione? Stavo rispondendo a questa, poi è intervenuta la dottoressa Ubolli. Allora, teoria, come avete sentito, io penso, in modo molto chiaro, poca, nel senso che lo scopo nostro è quello di un approccio molto aziendale, quindi più sul fare che non sullo studiare delle cose prettamente teoriche. È chiaro che però anche sulle cose applicative bisogna tornarci per imparare e apprendere i meccanismi e i concetti necessari. Per quanto riguarda l'orario delle lezioni, allora noi facciamo abitualmente lezione da lunedì al venerdì con blocchi di 4 ore, quindi se è solo il mattino 9:13, se abbiamo anche il pomeriggio 14:18. Di solito facciamo una giornata intera a settimana, ma da tenere presente che appunto perché andiamo a svolgere le attività in una logica aziendale, quando ci sono le attività di project work di cui avete sentito la descrizione anche dalla dottoressa Bolli, si lavora su progetto, quindi si lavora con una nuova logica aziendale, che vuol dire che si lavora giornata intera. Quindi non ci sono esami, perché mi pare che fosse un'altra delle domande che ho visto, ma ogni semestre, diciamo ogni 3 mesi, si fa il punto di quello che si è imparato attraverso la realizzazione di un progetto, che è un progetto aziendale, quindi definito in collaborazione con le aziende con le quali si sta svolgendo il percorso e i cui professionisti sono in aula, e che viene svolto in team, anche perché, come vi hanno detto, le modalità di lavoro in tutti i contesti professionali richiede la competenza del lavorare con altri, quindi sono project work, sono progetti aziendali che vengono realizzati nell'arco di una settimana o di 2 settimane, e in questo caso sì, a volte di frequente a giornata intera, quindi magari per una settimana devo fare un progetto e ho tutti i giorni 9:13, 14:18, ma limitatamente a questo contesto. Per il resto le lezioni hanno un orario che può essere mattutino o pomeridiano, 9:13 o 14:18. Posso? Rosaria, perdonami, ho visto le ultime domande che sono appena arrivate, a una mi sono premurato di rispondere io, che era il tipo di domande poste nel colloquio di selezione, e l'ultima è... io volentieri, sì. Allora, per quanto riguarda la selezione, voi potete, troverete questa modalità sul sito, potete chiedere di partecipare alla selezione per più di un corso. Abbiamo visto che tanti di voi hanno manifestato interesse nel partecipare all'incontro di oggi
verso più di un percorso formativo, mi pare anche corretto, soprattutto se sono molto affini fra di loro, che vogliate ancora capire meglio quale andare a scegliere, cosa che è assolutamente opportuna durante il colloquio individuale, in cui avrete modo di approfondire con i professionisti che già svolgono queste attività come attività lavorative. Quindi sì, potrete iscrivervi anche a più di un percorso di selezione. La selezione sarà univoca per quanto riguarda il test attitudinale, il test di logica, e poi durante la selezione avremo informazioni dai test per discuterne insieme e per individuare con voi il corso più adatto e con voi scegliere durante quel contesto. Spero di aver risposto. Ok, c'è Alessia che voleva intervenire rispetto ad alcune domande che probabilmente sono rimaste indietro. Un attimo che le passo la comunicazione. Grazie. Sì, semplicemente volevo rispondere sulle sedi dei corsi. Ora, finché le lezioni sono online, le lezioni sono da casa vostra online con connessione. In realtà poi il corso di Digital Communication è a Varese, si trova a Varese presso la sede di ENAIP Lombardia. Per quanto riguarda il corso di New Media Marketing e Sviluppo Cloud, si terrà presso la sede di Reti SPA. Il corso di FTS si terrà presso la sede di LIUC Università, che si trova a Castellanza. Per quanto riguarda invece il corso di Full Stack Developer, è presso Pavia, è presso la sede di la Fondazione Le Vele. Ora, non ci sono libri da comprare, non c'è niente da comprare, tutto è a lezione, tutto è pratica, le slide vengono condivise con i docenti che sono professionisti. Non avete lezioni tipo scuola, ripeto, non sono lezioni frontali in cui bisogna imparare, studiare, ci sono verifiche, interrogazioni, semplicemente ci sono project work in cui si deve dimostrare cosa si sa, ma in cui si viene aiutati anche degli esperti perché si testa le capacità delle Alessia, perdonami, ti si è mutato il microfono, non abbiamo sentito l'ultimo pezzo. Scusate. Stavo dicendo che le sedi le avete sentite? Si è sentito. Ok. Stavo semplicemente dicendo che non ci sono libri di testo da acquistare, non c'è niente da acquistare, tutto viene fatto in formato elettronico, le slide delle lezioni vengono condivise dai docenti, ci sono degli strumenti adottati tipo Office 365 che viene utilizzato da tutti i corsi, in cui si condividono le situazioni, anche chi rimane a casa ammalato può assistere alle lezioni tramite Teams, che è lo strumento che stiamo utilizzando oggi per il live, non ci sono problemi. Semplicemente non ci sono verifiche, non ci sono interrogazioni come alla scuola che avete appena affrontato, state finendo, ci sono delle esercitazioni molto pratiche in cui si testano le competenze, vi si viene aiutati dai docenti per riuscire a comprendere al meglio quello che viene affrontato durante il trimestre. Basta. Ok, intervengo solo al volo, perdonatemi per sollevare alcune delle domande rimaste indietro. È possibile rivedere questo open day al termine? La risposta è sì. Basta o seguire di nuovo questo link, per il primo periodo sarà ancora a disposizione la possibilità di rivedere questa live, oppure successivamente verrà caricata nei canali social, specialmente nei canali YouTube a questo punto della fondazione. Chiedo ad Alessia invece solo un paio di domande che sono rimaste indietro, che era, mi sembra non sia stata risposta, il titolo di studio che si ottiene, okay. A che livello è? E il periodo, ah ok, già stato detto, perfetto, e quindi no, quando iniziano i corsi? Allora, ho detto tutte e due le cose, cioè il titolo di studio è equiparato a una laurea breve, quindi quinto livello EQF, è logico perché per effettuare una laurea breve ci vogliono 3 anni, non 2, quindi ci saranno degli esami da recuperare, tipo ad esempio un anno,
Per quanto riguarda la parte di, ad esempio, tirocini, si fanno 700 ore in aula e poi ci saranno 300 ore di tirocini che vengono fatte a fronte dell'estate, maggio-luglio. Per quanto riguarda la ripresa delle lezioni, di solito è metà o a fine ottobre. Per quest'anno dobbiamo capire come poter attivare le lezioni iniziali. Vuol dire che se iniziamo a metà ottobre non c'è ancora la possibilità di poter stare in aula, ma per il distanziamento sociale è obbligatorio essere in aula una volta al mese, per esempio, noi le lezioni comunque inizieranno online. I nostri ragazzi adesso non sono stati lasciati da soli, ma comunque le lezioni continuano in questa modalità, con esercitazioni continue, con lezioni continue. Quindi i ragazzi non sono abbandonati, ma stanno lavorando comunque efficacemente. Eventualmente, se ci sarà bisogno, inizieremo con questa modalità per poi continuare quando ci daranno la possibilità di farlo in aula. Via le selezioni che faremo già da metà maggio, e quando si inizierà tutti assieme. Allora, sto rispondendo intanto per iscritto, così vi rimane anche ad alcuni quesiti a cui abbiamo risposto verbalmente, quindi adesso sto scorrendo per vedere se poi ci manca qualcosa e completiamo. Sono arrivate le ultime due domande, una sì, sui project work a distanza, e penso che ci sia stata una piccola malinterpretazione su esami da recuperare. Non so se è una frase che è uscita male o un concetto che non è passato chiaramente. Mi sono perso il punto in cui è stato dichiarato Alessia, si sta intervenendo, il microfono spento. Scusate, project work a distanza parlo io, per come li stiamo affrontando adesso. Semplicemente, sempre attraverso lo strumento Teams, vengono creati dei canali privati in cui vengono formati dei gruppi, perché si lavora in team nei project work, per competenza, insomma. Vengono realizzati project work, i ragazzi collaborano tra di loro come si collabora sul web, quindi attraverso Teams. Realizzano i loro project work, fanno la presentazione ai docenti, vengono seguiti dai docenti e si porta a conclusione un progetto che è sempre reale, in modo tale da stimolare sempre di più i ragazzi. Non ci sono esami da recuperare, perché non ci sono esami nell'ITS, c'è solo un esame finale che riguarda il termine dei 2 anni, l'esame di Stato, che ti dà la certificazione di tecnico superiore con specializzazione in. Per quanto riguarda la parte di sviluppo software, per quanto riguarda la parte di comunicazione. Quindi tutto questo è quanto, di altri esami non ce ne sono. Ciò che conta è la frequenza durante i project work, ciò che conta è la valutazione, e ciò che conta è il tirocinio e la frequenza al tirocinio e valutazione di tirocinio. Senza di queste non si può passare da un anno a quell'altro e non si può arrivare all'esame. È vero anche tra il primo e il secondo anno è possibile anche continuare il tirocinio senza alcuna sospensione, semplicemente quando non si hanno le ore di lezione. Sto cercando di capire l'ultimo quesito, quindi esami da recuperare, se per caso si riferisce alla poi prosecuzione del percorso universitario, dipende ovviamente dal percorso di laurea e dal corso ITS che si è svolto in precedenza, quindi in quel caso viene fatto un piano di studi individuale, vengono riconosciuti alcuni esami da parte delle facoltà universitarie in accordo con la fondazione, e gli altri poi vengono completati durante l'ultimo anno di corso. Quindi vi scrivo anche questa nel caso fosse questa la chiave di lettura della domanda, altrimenti chiedo a Edoardo la cortesia di precisare. Grazie. Edoardo ha aggiunto una domanda sul tirocinio. Ok.
che mi metti online, che così la vedo. Ok, il tirocinio fa parte già dal primo anno, sì certo. Allora, parte dal primo anno con 300 ore nella situazione attuale, nella articolazione attuale, noi abbiamo suddiviso così i bienni. Il primo anno 700 ore di formazione e 300 di tirocinio, il secondo anno 500 di formazione e 500 di tirocinio. Il motivo mi sembra abbastanza chiaro, darvi tutte le competenze per poter entrare in modo, nel migliore dei modi, nella prima esperienza aziendale, e mantenere invece un secondo anno con un tirocinio molto significativo, in quanto finalizzato all'inserimento lavorativo. Vedrete poi anche dai video delle esperienze dei ragazzi che tanti ragazzi mantengono dal primo al secondo anno una relazione con l'azienda, con delle collaborazioni diciamo part-time, con quindi una continuità, appunto perché anche l'azienda fa un investimento su di loro e se l'interesse è reciproco si mantiene la relazione. Lo scrivo. Nel frattempo è uscita un'ultima domanda che ho risposto io riguardante l'esame finale, che fondamentalmente è strutturato sulla fase di una maturità. Essenzialmente, non so se cosa vuoi spiegarlo meglio. Sì, volentieri, vado a parole però. Allora, per quanto riguarda l'esame finale, la struttura anche questa è definita dal Ministero della Pubblica Istruzione perché il diploma finale è riconosciuto MIUR, è rilasciato quindi dal MIUR e la prova è strutturata con una prova pratica, quindi che corrisponde ai project work svolti nel corso del biennio, quindi un caso aziendale da realizzare, ovviamente questa volta non più in team, ahimè, non ci è ancora consentito, ma in modo individuale. E per il momento speriamo che prima che arriviate il diploma voi magari lo tolgano, una invece sezione con dei quesiti a risposta multipla, una cosa tipo terza prova di una vecchia maturità di qualche anno fa. Dopodiché invece la cosa importante e interessante è la presentazione alla commissione che è composta da persone che vengono dal mondo universitario dal mondo aziendale del progetto di tirocinio, quindi dell'esperienza che si è maturata nell'arco del primo anno e soprattutto del secondo anno, portando a conoscenza della commissione i progetti sui quali si è lavorato durante le 500 ore di tirocinio, quindi più di 3 mesi, quindi significativo. Un'ultima domanda. Sì. Te l'ho appena pubblicata. Grazie. Ma mi sa che. Ok, forse le ore che hai spiegato le. 700, allora, le ore 300. Di aula e il tirocinio come sono suddivise nel corso dell'anno? Se riguarda la tempistica, allora, dal punto di vista della tempistica, Matteo, prima la formazione d'aula e il tirocinio successivo. Quindi. Per capirci, partiamo da ottobre fino a aprile, maggio del primo anno formazione d'aula, a seguire le 300 ore di tirocinio. Nella seconda annualità ricominciamo fine settembre-ottobre fino a gennaio e poi a seguire il tirocinio finale e l'esame conclusivo. Ecco, mi pare di averti risposto. C'è un'ultima domanda di Beatrice su sì. Una questione a livello di scolastico, perché dichiara di aver finito la scuola a luglio 2019 e aver fatto 8 mesi di stage. Cioè fino adesso, fino ad ora? No, assolutamente, i percorsi sono, non c'è nessun problema, non, i percorsi sono aperti a persone fino ai 29 anni, disoccupate, quindi non c'è problema, le persone che si iscrivono ai corsi diverse volte vengono da percorsi universitari
su cui non hanno trovato il giusto interesse, le giuste motivazioni, che non corrispondevano ai loro obiettivi e quindi poi si iscrivono a un percorso ITS o IFTS, possono venire da esperienze lavorative e poi vogliono acquisire una professionalità diversa o superiore rispetto a quella che già possedevano, possono essere dei neodiplomati, quindi ragazzi che in questo momento stanno frequentando il quinto anno, andranno a questa maturità molto particolare e poi potranno quindi proseguire con i nostri corsi. Quindi le persone possono venire da esperienze differenti, nessun problema, né aver fatto tirocini extracurricolari pagati, né aver svolto esperienze di lavoro. Ok, Rosaria, Alessia voleva intervenire riguardo al finanziamento europeo, adesso passo a lei. Va bene. Grazie. Scusate ragazzi, allora non importa, l'unico prerequisito richiesto sono per gli ITS sono i 5 anni di un diploma, basta. Potrebbe essere che voi avete già frequentato un anno o due di università, potrebbe essere che voi abbiate fatto più lavori, non importa, l'importante è che abbiate 5 anni di un istituto tecnico superiore, di un liceo, di qualsiasi altra cosa, ma i 5 anni. E il nostro obiettivo, siccome sono questi corsi, voi li pagate con un contributo esiguo, ma perché sono finanziati da un fondo sociale europeo. Perché? Perché praticamente cosa è successo? È successo che il mondo del lavoro, quindi tutto quello che riguarda le associazioni di categoria del mondo del lavoro, hanno richiesto di finanziare dei corsi adatti a formare figure professionali intermedie che né un istituto tecnico di 5 anni forma, né tantomeno un'università. Ok? Quindi questi corsi sono finanziati con il fine di inserire le persone nel mondo del lavoro dove c'è esigenza. I corsi che noi eroghiamo sono corsi dove c'è esigenza di inserimento nel mondo del lavoro, di cui le aziende hanno assolutamente bisogno e non ci sono per come vogliono loro. Quindi sono costruiti per come vogliono le aziende, per come devono inserire le persone. Questo è quanto. Ok ragazzi? Quindi non importa, noi abbiamo dei ragazzi che si iscrivono che hanno già fatto un'università, quindi hanno una laurea breve, tra virgolette, perché hanno solo una triennale, una laurea magistrale, e vogliono trovare un lavoro specifico in un settore che né con la laurea né con un diploma riescono ad accedere. Si specializzano. È un corso di specializzazione tecnica superiore per inserimento nel mondo del lavoro. Spero di essere stata chiara. Va bene, direi che possiamo lasciare ancora un po' di tempo per vedere se ci sono delle domande in coda. E nel frattempo lascio a voi a disposizione tutte le informazioni sui canali social della fondazione, i numeri di telefono, l'email, il sito web e i vari canali social e il reminder sulla chat live sul sito della fondazione martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Rimaniamo ancora qui a disposizione, come indicato, fino alle 16:30 per rispondere a tutte le vostre domande e in alternativa buona giornata.
Rosaria, il microfono. Oh, chiedo scusa. Grazie a tutti per aver partecipato a questa diretta, speriamo di avervi dato delle informazioni utili, potrete poi rivederla, noi siamo a disposizione come detto, completiamo la risposta delle domande così le avrete a disposizione. Grazie infinite, è stato un piacere.